occasione del ventennale dello sbarco della Vlora, Bari è giunto questa mattina nel capoluogo pugliese il presidente della Repubblica albanese Bamir Topi. La massima autorità del paese delle Aquile ha voluto consegnare personalmente al comune di Bari la medaglia della gratitudine per l'accoglienza che la nostra città riservò alle migliaia di migranti giunti a bordo della Vlora l'8 agosto del 1991. Le tragiche immagini di quegli avvenimenti sono custodite nella nostra agenzia da 20 anni. Sono immagini storiche che hanno fatto il giro del mondo sulle principali testate giornalistiche e nelle varie mostre allestite in Italia e all'estero. Per ricostruire il mosaico di quei giorni concitati, la redazione barese di Sky ha realizzato un servizio partendo dalle fotografie di Luca Turi, dall'arrivo della Vlora all'imboccatura del porto, passando per il tragico sbarco fino all'accoglienza nello Stadio della Vittoria. Le immagini della Vlora sanno essere sempre devastanti, nonostante siano ormai passati 20 anni e l'immigrazione nel frattempo abbia scritto tante altre pagine drammatiche nella storia anche recentissima del nostro paese. La mattina dell'8 agosto 1991, questa nave partita da Durazzo con a bordo 20.000 albanesi stipati un po' dappertutto entra nel porto di Bari. Grazie all'archivio del fotoreporter Luca Turi ripercorriamo quelle drammatiche ore e i giorni che seguirono, con i profughi rinchiusi in uno stadio che soltanto grazie alla sensibilità delle istituzioni dell'epoca e alla grande solidarietà dei baresi non si trasformerà in un lager. Per premiarle, in occasione del ventennale dello sbarco che ricorre proprio in questi giorni, il presidente della Repubblica albanese Bamir Topi è voluto venire a Bari, dove ha consegnato alla città la medaglia della gratitudine.